Mi è utile quando sono su Discord la sera e non voglio farmi cacciare di casa, e quindi tengo il playback attivo, così sussurro, ma mi dà comunque l'impressione di sentire la mia voce. Vi torna? A me torna. Combat Girl, che potevo evitare, però a quanto pare oggi sono rincoglionito e mi andava di fare una lotta assolutamente evitabile. Per di più con uno spettro davanti a Scrafty. Siung. Oh figa. Fermi, mi rendo conto solo ora che abbiamo un problema. Mi sa che Dybala has to go. Raga, abbiamo tre Pokémon deboli a buio. C'è Myrton o Milton, non mi ricordo, mi pare Myrton, alla Lega che ha i Pokémon buio. Non è una grande idea. Andiamo, chi togliamo? Dybala, perché Jellicent ci serve per il tipo acqua. Sigilyph tipo volante. Oppure potremmo togliere Sigilyph e lasciare Dybala e Jellicent, però è doppio spettro. Il fatto è che Dybala è forte. Beh, parte che... parte che non è detto che non muoia nessuno prima di arrivarci alla Lega, eh? Beh, adesso c'è un bel Comor, c'è la via Vittoria, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, facciamola anche un po' più breve, eh? Cosa ne dici con Keldur? Bravissimo. Quanto è forte Gargano, incredibilmente godurioso. Ragazzi, potete ampliare il vostro vocabolario quando faccio qualcosa che... cioè, qualunque cosa che non è perfettamente giusta, potete smetterla di dire subito che bollito. Cioè, non è che per mezza cosa che sbagli, allora automaticamente sei un bollitone terribile. Che razza di ragionamento è? Ma scusate. Togliamo Sigilyph, va? E per i tipi lotta poi ci pensiamo. Full Gargano per Milton. Per Myrton potrebbe non essere male. Sì, ma io me li devo curare. Che scemo. Vabbè, per ora tiriamo fuori Sigilyph e teniamo dentro Ape Quarto. Poi vediamo. Lessato perfino. Posso chiederti come hai fatto ad evolvere Gargano? Certo. Ma la risposta potrebbe non piacerti. ho ovviamente usato PKX, ho cambiato la specie di Gurdurin con Keldur ed è stato come se si fosse evoluto, facilissimo. Mezzo secondo ci è voluto. È per questo che mi chiamano Citto 24. Godo! Ma come l'abbiamo doggiato involontariamente quel fantallenatroie? No, Fra, no, non sto andando alla Lega Pokémon. Ora lo potete dire, che bollito. Vabbè, tanto lideremo sicuramente giusto col culo che abbiamo. Tranquilli. Va bene. Scialla, va bene. Bettate intanto. Grande Axo, ti dico dalla Fantasy Pack. Benvenuto allora. Sai che l'ho finita Fantasy Pack, tra l'altro, in questi 6 mesi? Se vai su Axo Archivio Live, puoi trovare il finale di Fantasy Pack. Ragazzi, aprite la bet e scommettetela. Perderemo Pokémon sì o no? Lui ha i Pokémon di livello più alti dei nostri, probabilmente. Sì, ok che ha 4 Pokémon. Nick, fidati. Tu betta sul non li perderemo. Però Nick, fidati. Non diamo per scontate queste cose. Non le diamo per scontate. Ah, vi avviso, per Diamante e Perla Remake, siccome sarà una versus, mi vedrete smettere di fare queste bollitate. Posseggo già, grazie a Mad Phoenix, il grande, posseggo la Trainer Table con IV, EV, nature e moveset di ogni allenatore presente nel gioco, anche se non sono ancora usciti. Ce l'ho tutti lì, non vi spoilererò nulla per ora, però ci serviranno per fare game planning e lì lo faremo sul serio perché lì voglio vincere la sfida.
Chi è che ha bettato 100.000 sul sì, ragazzi? Siete così convinti che non perderemo Pokémon? Te l'avevamo scritto che stava Comor. Sì, lo so, ragazzi, semplicemente parlando, mentre parlo, siccome non ho qualcuno che mi dice guarda sta qui, sta lì, sta... io mi dimentico, vado avanti, faccio le mie cose, intanto parlo e finisce che nelle lotte che sono così improvvise la prendo sempre in culo. Non posso farci niente, purtroppo è così. È il problema della diretta. Se voi, quando vedrete l'hardcore Nuzlocke che ho fatto su Discord di Pokémon Platino, vi renderete conto che è tutt'altra cosa rispetto a come ho giocato queste altre a Nuzlocke. Ovviamente gli entra il crit. Beh, che cosa fai? Non mi critti con Eterelama? Se ora usa individua, godo. Cerchiamo di giocarla bene, comunque. Ho fatto adesso il monologo sulla bollitura, ma cerchiamo di giocarla bene. Sì, Teos, certo, se fai punto esclamativo Telegram nella chat, ti arriverà un messaggio privato con il link per entrare su Telegram. Mi sa che il tuo rivale sui remake sta battendo la lega di questo gioco in questo momento. No, non è Joe. Non è Joe. Ok, beh, sennò poi andate da Creepy a chiedergli sei tu che fai la Nuzlocke con Axo. Non è Joe, non è Joe. Ora mi burna, eh. Ora mi burna. Fanculo! Porco Dio, non è possibile! Non è possibile, non si può vivere così! Non è vita questa, non è vita! Come sotto il 7, questa non è vita. Perché non ho palla ombra? Hai solo fulmi sguardo? E ora mi busto pure le statistiche. Sarebbe stata una call troppo bella. Oh, ma che bello è due leccate e non ha parrato. Ciao cane fantasma, benvenuto. Woof woof anche a te. Ora questa critta. Parrati, full para. Ma porco due, ma no, ma... Fermi, perché avrebbe dovuto mandare Serperior contro Ferrotongs? Sto controllando le sfide, eh? Saremo alla quinta lotta? No, molto di più. Settima lotta? Sì. Allora, Serperior possiede Giga Assorbimento, Fendifoglia, Arrotola, Schianto e basta, e agli avanzi.
Cosa userà quindi? Schianto? Arrotola? Forse si arrotola lui ora. Se si arrotola mi potrebbe far male, sapete? No, non dovrebbe mandarli a caso, credo. Oh raga, bisogna rischiare. Fermi, ragioniamo. 111 HP. Siamo a 74, quindi ci ha fatto 11 più 26. Ci ha fatto 37 di danno. Giusto? Corretto? 37 HP? Ci ha fatto 37 HP di danno. 37 per 2. Siamo KO col crit. Siamo KO col crit. Perché 37 per 2 fa esattamente 74. Potrebbe aver rollato alto o basso. Ma non critterà mai. Bollito. Bollito. Oh, era un crit. Era un crit. Ora si cura però. Fermi, ora si cura. Pronto? Masuda? Sì, sì, sono Axo. Sì, Axo Twitch, esatto. Ascolta, ma teoricamente voi non avete progettato l'intelligenza artificiale dei giochi Pokémon per far sì che quando sono a vita bassa i Pokémon avversari utilizzino una ricarica totale? Sì, sì, esatto, sì, 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 sotto a vita, praticamente a vita rossa, sì, sì, la ricarica totale, esatto. Sì, esatto. E allora, porco Dio, perché in Pokémon bianco lui ha... no, ragazzi, Gargano una ciccia. Gargano una ciccia, perché ora lui ci attacca. E ha erbaiuto. Fendifoglia ora ci stende chiunque. Fendifoglia ora ci stende chiunque, tranne forse... Cazzo, però siamo burnati. Lo vedete quanto hanno fatto quel burn e quel para? Il burn e il full para... Ragazzi, è l'unica volta che non betto per il sì. Lui si fa ammazzare, cancello Twitch. Dicevo, con il burn noi rischiamo di morire anche con Ferrotonks che la resiste 4 per colpa di erba aiuto. No, 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 Gargano non la tiene mai nella vita, raga. Ok che abbiamo 104 di difesa, però Fendifoglia stab erba aiuto ci sdruma. Se la, cioè, la teniamo magari con pochi HP, ma... Sì, dopo aver usato Fendifoglia dorme. Sì, 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 sì. Dopo aver usato Fendifoglia dorme, chiaro. Dorme dopo aver usato Fendifoglia, ragazzi. Thank you.
Che lotta, ragazzi! Che lotta! Crit. E quello dico! Cassa! Cassa? Cassa! Vinta! Zero loss! Sudatissima, axata anche. Ma alla fine l'abbiamo scampata. Let's go. Let's go, cazzo, let's go. Non dovrebbe avere pursuit, ragazzi. Non dovrebbe avercelo più pursuit. No, infatti, a garanzia, notte sferza, lacerazione e provocazione. Complimenti a chi aveva bettato 100k. Li ha vinti, vero? Chi aveva bettato 100k. Quanto avete vinto, ragazzi? Fatemi sapere in chat quanto avete vinto. Dai, cazzo. Quanto avete vinto? No. Ah, vabbè, ma poco. 4,60, 6,30, 46. 106k. Beh, Pippo, ti sei fatto comunque 6k. Certo, se per sbaglio... Allora, Pippo, sei tu che hai bettato 100k, quindi deduco. Ma quando Serperior con erba aiuto stava per prendere la kill, cosa hai pensato? Posso annusare i tuoi pantaloni, Pippo? Perché ho idea che ciò che troverò, l'odore che troverò nei tuoi pantaloni non mi piacerà. Confermi? Vaffanculo, Mogus. Ma porca troia, ma sono tutti! Sono tutti a Mogus! Come cazzo l'ho doggiato? Pietralbore, bella Pietralbore, bella, 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 bella. Ora però devo ridoggiare il cintura nera. Fra, guarda come ti doggio. E scusa, mamma, perdonami por mi vida doggiosa. Io soy Oreido Dodge. Io soy Oreido Dodge. Mamma, guardami. Mirami, mamma. E sto doggiando tutti, mamma. Mirami, mamma. Mirami, mamma. E sto alla via Vittoria doggiato tutti, mamma. Sicuramente il tuo scopo era prendere la ricarica tot, sì. Dai, che non sapevo cosa ci fosse. Questa è una bella via Vittoria. Cioè, un bel prelega, eh. Un bel prelega, onestamente. Ma fatemi tirare su anche Ape Cazzo, comunque, che sta un po' indietro. Cioè, i portali sono molto belli. A me piacciono, francamente. La via Vittoria non mi piace. La via Vittoria... No, raga, secondo me è bella la via Vittoria di Unima, ma non pazziate. Ma state pazziando, raga. La via Vittoria di Unima con le salite e le discese in cui si scivola, è incredibile, bel puzzle. Secondo me pazziate, eh? Secondo me pazziate a dire che è brutta quella di Unima. Breaken! Breaknake ha regalato due bolliture. No, aspetta, Breaken, ma l'hai regalata a... Ciola Nkasbilenka, che penso sia Ciola Nkasbilenka, ma noi lo chiameremo Ciola Nkasbilenka. Benvenuti, ragazzi. Let's go. Eccolo, eccolo Ciola. Bella Ciola. Grazie mille, Breaken. Benvenuti, ragazzi. Ma questa cattura? Come conta questo? È sempre 110, beh? Sento puzza di 110. Sì, percorso... Ah, è 10, che cazzo dico 110? Sì, è sempre il 10. Vabbè. Palese. No, Amogus Erdier.
Mamma mia, però, cioè, posso dire che quando ti scendono in campo Gargano e Drillsburg, tu devi soltanto tremare. Medaglia Scarabeum. Vullaby Mienfu Itmore dentro la via Vittoria. Ma sapete che, allora, non prendetemi in giro. Che bello questo, bellissimo, non me lo ricordavo il portale di Artemisio. Dicevo, non prendetemi in giro, ma se trovo Itmore sborro attualmente. Cioè, attualmente sborro se becchiamo Artemisio. E Artemisio, Dio perla, se becchiamo Itmond. Ma il Fanta Allena Troia mi dava qualcosa? Sì? Infilatelo nel culo il portale. Esatto, Itmore è quello che mi serve di più. Ah, c'è anche Deino, vero? Ci sono Deino e Durant anche, o no? Teoricamente vuoi Vullaby perché è un turbomuro mostruoso e apre il culo ai super... Sì, ma che livello si evolve in Mandibuzz? Io ho questo sentore che si evolva tardissimo in Mandibuzz. 54, può essere? Esatto, vedi, mi ricordavo 54. Porco zio, allora no ragazzi, non vogliamo Vullaby. Vedete come mi prendo gioco delle lastre? Vedete come l'allenatore di Mogania riesce a... a praticare il tutto. E qua ci sono i dragoni. Bella. I Super 4 li fa in ciabatte e altre 10 affermazioni mai vere. Vediamo. Allora, anzitutto c'è da fare il catturone mostruoso. Signori, Itmore anche qua? Itmore anche qua oppure no? Itmore anche qua oppure no, porco due. Via Vittoria, Pokémon nero. Via Vittoria, nero e bianco. Pokémon. Esterno. Piano terra. No, vedete, qua non si trova. 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 Dobbiamo uscire. All'esterno ci dovrebbe essere l'erba per trovare Itmore. Dobbiamo usare i repellenti. Sì, dobbiamo usare i repellentoni. Repellente si avanza. Il gigante che avanza. No, Dio, schiaffo sul culo, sei repellenti. Insomma. Fanta allenatrice. Se avessi detto Fanta allenatroia sarebbe finita malissimo. Bra? Malistra mortacci tua. Dio cane. Oh. Godo. Tetapoli? È effettivamente Tetapoli? Sì, però è anche Curapoli, visto che abbiamo già morto Sgandergano. Sgarga, pigliate questa. Grazie, Axo, grazie mister. Mi serviva proprio una bella iperpozione. Mo sto una crema, grazie, zio. Mo so pronto, mo. Guarda che cazzo de breccia che te tiro, mo. Guarda queste pareti scoscese. Ti faccio vedere come si fa. E procede a lanciare il ragazzino. Sium. Donde estas l'erba para Itmore? Señores, necesito de catturare Itmore. Donde está l'erba?
Ella è l'erba. Game Freak, che cazzo de senso ha? Non chiamatemi bollito, l'erba era il terreno scassato, va bene. Ci rechiamo a catturare Indmore. Andiamo. Ah, questa. Beh, sì, ha molto senso, mi sembra effettivamente dell'erba. Se trovo Itmore, produzione di sperma aumentata dell'80%. Gonfiati pene, gonfiati! Let's go! Non ho le ball. Non ho le ball. Non ho le ball. Ma scippami la minchia, fra. Oh raga, se finisco le ball, sì, Master Ball palese. Però raga, se lo catturiamo con la Master Ball, lo chiamo Reshiram. Perché non ti fai i cazzi tuoi, anziché sfuriarmi? Oh, amico. Ed Sheeran. Osimhen c'è già, è Zubat Osimhen, proprio in pieno con la lore. Tre ball, una cura ball e poi master ball, eh? Siete pronti? No, possiamo anche sconfiggerlo Reshiram, non dobbiamo catturarlo per forza. Credo. Perché poi se lo sconfiggiamo si riprende alla Dragospira, se non sbaglio. O almeno Tonks diceva così. Credo che... Come lo devi catturare per forza? Mi sa che ho cambiato idea allora. Non può essere, non può essersi confuso Pokétonks. Non c'è più certezza in questo mondo se anche Pokétonks si confonde su queste cose. Dove sono le certezze della vita se Pokétonks non è più l'enciclopedia più affidabile sulla faccia della Terra? Oh, dai che abbiamo preso il par. Ora morso. Morso. Perfetto. Hey! Amici, potete riscattare qualunque soprannome sia stato riscattato, siccome so che Itmore è ciò che volevamo da quando non abbiamo avuto accesso a nessun altro tipo fuoco, finalmente è arrivato, Siung. Preparatevi a vederlo alla Lega, il Siung. No, Reshiram solo sera con la Master Ball, eh? L'ho detto. Acqua freschiamo un po' di coglioni. Se è Adamant, ragazzi, se è Adamant, faccio un casino. Beh, è speciale lui, vero? Sì, è speciale sicuramente. Meglio della... lo vediamo se è meglio della piroscimmia. Poi lo vediamo. Adesso vediamo di arrivare alla fine della via. Oggi finisci il gioco? No, non credo. Però potremmo iniziarlo. Cosa vuol dire? Cioè, ho usato un repellente. Cosa significa questa cosa? Per quale motivo?
Perché sono troppo lento? Non ho usato il repellente. E va bene, amico, te la sei cercata. Oh! Oh! Gargano, perché hai smesso di fare le kill? Cosa ti è successo? Walter Gargano sa fare una sola cosa. Killare. Pronti a darmi del bollito se ho dimenticato il repel? Ah, che culo! È un attaccante misto, ma cos'ha di fisico, ragazzi, Itmore? Bello Stoutland con rema sabbia che non ha prepotenza. Slang. Oh, vai che Gargano è tornato a fare ciò che sa fare meglio. Martella Pungo. E beh, dai, per ora al posto di Insidia un Martella Pungo glielo mettiamo. Scorrapiedi! Scorrapiedi assai fastidioso, lo scorrator de piedi. Ma che figlio di troia. Che enorme figlio di troia. Pigliati sto fuoco fazzo. Verso di Klinklang in chiave minore. Fuori dal cazzo? Fuori dal cazzo? Ora fattuale mi usa la mossa veleno e mi scopa per quarto. 3, 2, 1. Ok, rullo duro. Ah! Les godo! Les godo totale! Les godo totale! Però basta anche dovermi curare ogni volta i Pokémon, eh? Che c'ho Dybala che è praticamente morto. Ce l'ho un antidoto? Sì. Tra l'altro sto senza strumenti. No, Kling Klang napoletano sarebbe essere tipo... Ui, Kling Klang! Kling Klang! Kling Klang! Godo, 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 godo. Mamma, io sto per sparare a sfidare il medico. Mamma, io mando Ferrotonks. Se il medico è il medico che tiene un Pokémon super efficace, io, mamma, io penso che io penso che bestemmio, mamma, io. Vamo, medico! Escumo, mamma, escumo, escumo, mamma. Escumo, mamma. Mamma, io so per usar Vigor Colpo. Mamma io ho praticato il sesso. Perché leva? Ah, era il verso di Livanni, ok. Non l'ho capito. Un vero maestro doggiatore sa quando partire per doggiare. No, il Benzoni non è schioppato, c'è ancora il Benzoni, solo che non ce l'ho dietro. Dovrei avercelo ancora il Benzoni nel box. Sapete quanto cazzo rido se uso una fune di fuga anziché il repellente? Poco.
Mi butto o no? Mi butto o no? Da quale dei due pipacchioni mi butto? Destra. No, era giusto. Oh, Gex. Gex. Che bella telecamera, che spettacolo. E allora fermi tutti, amici, scusatemi. Scusatemi. Ma sono le 16:04. Un'oretta ce l'abbiamo ancora. Io ve lo chiederò gentilmente. E voi in chat dovete rispondere. Sesso alla Lega Pokémon. Tua madre è bollito. No. Se fosse stato al femminile avrebbe fatto molto più ridere. Grazie mille, tua madre. Benvenuto. Allora, fermi però in realtà. Perché? Non è così facile come pensate. Non è così facile come pensate per una serie di motivi. Non possiamo entrare con la minchia fuori dai pantaloni nella Lega Pokémon e pensare di vincere. Ok? Questo deve esservi molto chiaro. Non possiamo entrare con questa squadra appena così e... Oh. Per una volta l'Altissimo ci ha voluto bene. Natura modesta. Siung. Vi spiego perché. Perché alla Lega, ok, i Super 4 potremmo anche riuscire a farli. Specifichiamo che dobbiamo farli lossless, i Super 4. Quindi bisogna gameplannare per tutti, dobbiamo riuscire a farli lossless, totalmente. Perché se no, siamo fottuti, ok? Il problema è che dobbiamo plannare la lotta con N e soprattutto con Gechis. Perché noi Reshiram lo dobbiamo catturare, ma non lo possiamo usare. Ah, dopo i Super 4 puoi uscire dalla Lega prima di sfidare N. Come cazzo sarebbe a dire? Davvero? Mi confermate? Perché no? Ma perché non me lo ricordavo? Io veramente non ci posso credere. Non ci posso credere. E posso utilizzare anche i box? Posso usare anche i box del PC? Perché se posso usare anche i box del PC, allora facciamo rapidamente i Super 4 e andiamo. Ok. Allora possiamo farli anche non lossless. Ah, è vero che poi c'è tutta la parte del castello di N, vero? Allora ragazzi, vi mando qua il box e la squadra. Dobbiamo decidere come presentarci alla Lega. È questa la nostra formazione migliore? Poi dopodiché scegliamo una formazione tipo e guardiamo il team dei Super 4. Li guardiamo tutti ed eventualmente facciamo i cambi che ci servono. Allora, loro tre... sono una corda a portare, secondo me. Sì, avrei Scrafty. Effettivamente c'è il tipo spettro, vero?
c'è la tizia di tipo spettro come primo Super 4. Hitmore è useless alla Lega per il roll-typing. Sì. Sì. I Super 4 sono Spettro, Buio, Lotta e Psico. E allora ragazzi, scusatemi, ma Sbinsharp... Cioè Sbinsharp scelta d'obbligo, è rottissimo. Tranne contro quello Lotta che prende schiaffoni esagerati. Sì, sì, no, ma poi in realtà Lotta sarebbe l'ultimo, lo so che si possono prendere in qualunque obbligo, in qualunque ordine. Sì, Kuga secondo, stavo pensando anch'io, sono d'accordo che Kuga secondo per Marzio si chiama, quello di tipo Lotta? No, come si evolve al 52 il Pacciani, non è vero. Non è vero. Non è vero, non ti evolvi al 52, non è vero. E allora non ci serve a niente, il level cap è al 48. Mi sa che devo fare una bestemmia, raga. Questa è la bestemmia che mi sa che devo fare. Fuori sei Excadrill, dentro la Rasta Caserma. Chi dicevate, ragazzi, aspettate, ho visto qualcuno che diceva... No, no, dai, moto, no, portiamo il coccodrillo, no? Seismitoad, dite? Seismitoad su Jellicent. Ma abbiamo il doppio terra, però, così, eh? Abbiamo un doppio terra. Perché dite Seismitoad? Giustificatemi Seismitoad. Perché ci potrei anche stare, visto che Jellicent è debole al tipo buio e al tipo spettro. È questa la vostra motivazione? Che ci starebbe? Ci sono un Super 4 di tipo buio, uno di tipo spettro, ci sta a togliere Jellicent. Juesep è bollito da 3 mesi. Choice Bendel Game. Grazie, Jualsep. LG Choice Band. Perché? Perché BM Choice Band? Figa, ma abbiamo pochissimi Pokémon comunque, eh? In platino ci sono molte più catture. Contando che non ce ne sono morti mica tanti, cioè neanche pochi, ora che guardo bene, però neanche tanti. Sono appena arrivato, dove? Stiamo planando per i Super 4. Stiamo facendo il team per i Super 4, non è morto nessuno. E allora va bene, facciamo Seismitoad, Dybala, figa no, Dybala lo terrei per il tipo lotta, perché questo ti entra safe su una stabbona lotta terrificante, e Gargazio lo portiamo per Milton, e Ferrotonks regge più o meno bene praticamente sia spettro che psico che buio, non tiene la lotta. Però per il lotta abbiamo appunto Gargazio e Kuga secondo che può praticare una buona dose di sesso. Ti consiglio Gothitelle, perché hanno frana. Vero, vogliamo fare Kuga secondo o Gothitelle? Potrebbe avere senso. Guardiamo le loro statistiche di fianco. Prima però livelliamo fino al 43, portiamo anche Cholex. Minchia, Cholex ci starebbe... Sì, poi 48 ovviamente. Livelliamo un secondo Cholex fino al 43 e vediamo. Madonna ragazzi, che tensione. Ci avreste mai creduto che saremmo arrivati alla Lega in un gioco che non è Pokémon Spada? Io no. Anticura. No.
psichico, Siung. Siung, teniamo sia Psychic che Psyshock. Non si sa mai che ci serva ittare la difesa fisica, eh. Non si sa mai che ci serva ittare la difesa fisica anziché la speciale. Dai, e Cholex. E beh, anche Sigilif prende le palle da buio e spettro, ragazzi. Gesù, su questo non ci piove. Però ci serve per la, per il Super 4 lotta. ...42... ...43. Adesso tenete a mente che noi andiamo a dargli gli EV ora prima di entrare. Cioè non 2-5-2, però gli diamo un po' di EV, quanti ne possiamo dare. E tenete a mente anche che Sigilif qualche EV ce l'ha già, mentre Cholex dovrebbe essere plain. Andiamo a vedere le info di, le stats di Sigilif, cioè di Kuga e di Cholex di fianco. Allora, qua abbiamo un 102 in velocità e 115 in special attack. Qua abbiamo 110 in special attack, 74 in speed. Abbiamo leggermente più difese. Però abbiamo una natura di merda su entrambi. No, Yves no, EV sì però. Gli EV non li tocchiamo, gli EV li andiamo a modificare. Ma non è al 50 il cap, il Pokémon più forte dei Super 4 è al 50. E allora è 50, chi è il bollito che ha detto 48? Sarebbe stato bello sì con l'altra abilità. Io... onestamente non saprei. Facciamo così, guardiamo i team. Guardiamo i team e decidiamo dopo aver guardato i team se portare Cholex o Kuga. Salviamo il gioco. Andiamo a planare sui team. Ok, allora. Arrivo, eh. Lega Pokémon Unima. Lega Pokémon di Unima. Ok. No, fermi, dove si vedono però le sfide? Devo andare, devo aprire ogni Super 4. Va bene. Partiamo da Antemia, prima lotta. È vero che hanno solo 4 Pokémon, tra l'altro, sti bolliti. Leggete tutto? Sì, leggete tutto. Perfetto. Allora, Antemia parte con Cofagrigus. Noi ci stiamo portando Crocodile. Che può essere pericoloso però, perché se ci burna abbiamo finito. E Cofagrigus ha una grande difesa, ha una grande difesa fisica. Perché c'è un Gianni Morandi gigantesco che è comparso sotto? Chiuditi! No, no, no! E c'ha pure l'accio erboso, tra l'altro, eh? C'ha pure l'accio erboso. No, ragazzi, Cofagrigus non lo one-shot di sgranocchio, mai nella vita. Crunch non tira giù Cofagrigus mai nella vita. È troppo forte, troppo forte. Asterix 27 è bollito da 3 mesi. Bentornato. Il mese è passato senza sub, è stato infernale. Per via delle 10 pubblicità infami non skippabili per live... Lo so, però ci devo tirare su qualcosa anch'io dalle pubblicità, quindi grazie mille Asterix, bentornato, grazie mille. Allora, no, ripicca peggio ancora perché usa l'attacco dell'avversario, ecco, Fagrigus ha un attacco più basso di Crocodile, quindi ripicca è useless. Se no, chi potremmo usare per tirare giù Cofagrigus, volendo preservare Crocodile? Potremmo usare Ferrotonks. Ferrotonks gli resiste tutte le mosse tranne il fuoco fatuo. Gli diamo una bacca frago. Gli diamo una frago. Possibile? Diamo una frago a Ferrotonks e lo sdrumiamo di Ferrotonks.
Esatto, poi una volta che butto Croco andiamo sul sicuro perché abbiamo Moxie. Io farei tipo Ferrotongs e poi buttiamo dentro Crocodile, perché una volta che settiamo Moxie abbiamo vinto. Moxie è arroganza, eh? Quindi ci boosta l'attacco ogni kill. Sì, certo, possiamo cambiare gli oggetti. Quindi io qua toglierei il Bitorzo Lelmo e andrei a mettere una Bacca Frago. Oppure, fermi. Però cazzo, lui potrebbe fare l'acerboso turno 1 su Crocodile. Però io darei la Frago sia a Crocodile che a Ferrotongs. Diamo a entrambi la Frago e poi andiamo lisci di sgranocchio. Direi. Perché a più uno tiriamo giù tutti poi. Arriviamo a più uno o a più due. Lui ci manderà probabilmente Jellicent come secondo. Lo tiriamo giù con uno sgranocchio a più uno. Andiamo a più due, ci manda Golurk. Lo tiriamo giù. Andiamo a più tre, ci manda Chandelure. Lo tiriamo giù. Vi torna? Secondo me sì. Mirton. Vediamo Mirton. Ragazzi, giuro che se mi compare un cazzo o una fica mentre sto cercando di fare il planning sulla Central Wiki, mi incazzo come una bestia. Minchia, Baldra, è vero. È vero, Cofagrigus c'ha mummia. Moxie va al bar, sì. Moxival, e allora dobbiamo tirare giù Cofagrigus con Ferrotongs. Dobbiamo tirare giù Cofagrigus con Ferrotongs. Porca bestia. Perché se lo tocchiamo ci toglie la Moxie. Basta leggere le pubblicità, ragazzi, datemi una mano seriamente. Poi qua parte con Scrafty, possibile Garganopoli. Possibile Garganopoli. Anche se di Crocodile ho un po' paura, eh. Bruciapelo, notte sferza, attrazione, Bisharp, va bene. Fatemi vedere Marzio, che era ciò per cui dovevamo decidere se portare. Oh, merda, Elia. Decidere se portare Sigilyph o. Eh no, cazzo, ragazzi, direi che portiamo Gotytail, eh? Cosa ne dite? Mi sa che portiamo Gotytail. Mi sa che portiamo Gotytail, hanno tutti frana. Eh sì, portiamo Gotytail, definitivo. E Catlina. Kuga ce l'ha lei. Zio Pera. Questa è brutta, ragazzi. Questa è brutta, assai. Questa è tostissima figa. Questa è orribile. Io suggerirei Livanni. In teoria, fra massaggio ad Austropoli. Cioè, te lo posso citare la felicità, tranquilli. Swadlon dovrebbe evolversi. Servirebbe sia per Jellicent che per Mirton. E Catlina. Al posto di chi però? Al posto di chi? Livanni. Beh, comunque qua Sigilyph mi scopa. Il mio problema, questa lotta è tostissima. Questa lotta è tostissima. Come faccio a togliere Ferrotongs, raga? Ferrotongs resiste tutti. Ferrotongs resiste. Ma raga, ma Ferrotorn, ma davvero è l'unico che resiste praticamente tutti. Ferrotorn resiste a tutti, tranne Lotta. Ferro ha Vigor Colpo, Vortex Palla, Maledizione, Ferro Artigli.
Ferrotongs non stalla senza parassiseme. E insomma, ci abbiamo anche... È vero che qua sono tutti speciali, quindi Bitorzo l'elmo, spine ferrate non ci serve. O portiamoci Livanni. Che vi devo dire? Dovresti dare le citrus a quelli lenti. Eh sì, adesso dobbiamo pensare bene pure alle statistiche. No, Livanni al posto di Gotitel? No, ragazzi. E poi come cazzo lo battiamo Marzio senza Gotitel? Come lo battiamo Marzio senza Gotitel? Impossibile. Gotitel ci serve. Per forza. Sapete che forse conviene davvero Lippard? Forse conviene davvero Lippard, posso dirvelo, al posto di Crocodile. Perché siamo molto più veloci con Lippard. Siamo infinitamente più veloci con Lippard. Fatemi vedere che mosse apprende, però. Notte sferza avremmo. Avremo notte sferza. Vuoi andare alla Lega senza tipo terra? Beh, ma per i Super 4 non è che ci serva chissà quanto. Anzi, hanno tutti mosse che ci counterano. Guarda qua, Laccio Erboso, Energy Palla, Surf. Qua non ci serve perché... Perché sì, potremmo fare Terremoto su Chandelure, ma... Qua non ci serve particolarmente perché qua usiamo Lotta. Qua non ci serve a niente il tipo terra. Anzi, c'è Gelo Raggio, Energy Palla e Focal Colpo contro Crocodile, che è super efficace. E qua non ci serve a niente il tipo terra. Abbiamo anzi due Laccio Erboso contro. Sì, ma tanto abbiamo detto che possiamo cambiare i Pokémon prima del castello di N, ragazzi. No, non ha Levitate, ha Corpo di Fuoco Chandelure. È qua. Ti sembra il momento, Umbri, del verso di Swag? Prendiamo Livanni, ok. Però poi mi spiegate come facciamo comunque Catlina. Il mio problema adesso è questo, è Catlina. Perché Sigili, Fetterlama, Geloraggio ci distrugge Livanni. Ce lo detona. Per questo stavo dicendo, se mettessimo Lippard al posto di Crocodile, è vero che è una merda, è vero che non ha difese e tutto quanto, cioè che prende schiaffi da chiunque. Però lo so che 3 su 4 se li fa, infatti va benissimo, portiamolo. Ma Sigilyph? Non mi sembra un problema da poco, Sigilyph. Sì, ora vi rimetto i box, ma prima dobbiamo dare gli EV. Cioè, non mi sembra per niente un problema da poco il Sigilyph. Fatemi dare gli EV al volo. Anzi, mi sembra un problema piuttosto grande. C'è un cane che sta abbaiando tantissimo nelle scale di casa. Allora, diamo gli EV a Ciolex, perché sì. Ah no, qualche EV ce l'aveva già. Ok, glieli alziamo. Allora era proprio una merda. Ok. Anche Sigilyph ce l'aveva già qualcuno. Ok. Ok. Voi non potete capire cosa io stia facendo, perché semplicemente non posso farvelo vedere.
Credo proprio di non potervi fare vedere che cosa sto facendo. Non penso sia legale farvi vedere cosa sto facendo. Ok, a Swadlun li avevo già dati, gli avevo già dato la felicità, sì. Quindi Swadlun nel box è lì pronto a fare il panico, perfetto. Adesso, Ferrotongs, noi glieli diamo comunque. Gli diamo un botto di HP e gli diamo un botto di... Facciamo che lo boostiamo un po' in special death. No, ho sbagliato. Ok. Un po' anche in attacco. Ok. Poi... Sendile lo spreadiamo tutto, attacco. Vogliamo spreadarlo in velocità? Spread di... Sì, è il DS di Mad Pipo. Spread di Sendile? Come la facciamo la spread di Sendile? No, Pokémon MMO non ci ho mai giocato. La vogliamo fare 252 speed, 252 attacco? Che magari, siccome sono tutti 0 e V, i Pokémon degli allenatori, magari si outspeed da qualcuno facendo 252, 252. Eh sì. Eh sì, facciamo una 252, 252. Va bene. E diamogli anche i 6 in HP, già che ci siamo. Poi Gargano. No, Gargano è già full EV, ok. Cofagrigus. Erco Bra ha donato 20 bits. Ciao Axo, come butta io, lo sapevi che le foche non hanno orecchie esterne? Ebbene sì. La foca al posto delle orecchie presenta dei fori in grado di recepire ogni tipo di rumore o suono. Infatti, nonostante non presentino un organo uditivo, questi simpatici mammiferi hanno un udito molto sviluppato. Grazie Cobra. Non lo sapevo. Ora lo so. Grazie mille. Molto interessante. Grazie Cobra. Allora, Seismitoad ha pure la natura che diminuisce l'attacco speciale. Se vi interessa saperlo, ha 8 IV in attacco speciale e 0 in difesa. Diamogli un 252, va? Se no qua non ne usciamo mai più. Siamo 252 HP, 252 special attack, visto che abbiamo una spread blank. E gli altri 4 glieli diamo in def. Anzi, special def, visto che tanto è carente in def. Ok, ho fatto ragazzi, ci sono. Ho fatto. Ho fatto, possiamo tornare sul gioco. Andiamo. Dunque, si è detto, Livanni? Pare di aver capito che il popolo vuole portare Livanni, e portiamo Livanni. E Gotitel. Ma se togliessimo Seismitoad a sto punto, scusatemi, Seismitoad non ci serve. O no? Così teniamo il tipo terra che dicevate, teniamo Crocodile, ma togliamo Seismitoad che non ci serve in maniera particolare. Portiamo Gotitel che invece ci serve e togliamo Seismitoad. Perché Flex? Leva, ok. Adesso. Hai ancora Arken da revitalizzare? Sì, vero, avremmo Arken, ma... Insomma, per ora direi che non mi serve. Exca purtroppo qua prende discreti schiaffi in giro, eh. Poi lo vedremo tornare con N. Però per ora prende discreti schiaffi. Anche Axelgor non sarebbe male, però, eh. Qua si evolve il Benzoni.
Però Axelgor non sarebbe male. Perché sicuramente con Axelgor lo outspeediamo. Il Benzoni felice è un paradosso. Leo sottolineatura M sottolineatura ha donato 20 bits. Rally Bega. Che si dice? Per fortuna sono tornato a casa in tempo per la Lega Pondokemon. Catture? Deceduti? In game obf. Buona fortuna compa. Siamo tutti con te Axoscore. Grazie Leo. No, comunque non è morto nessuno. Abbiamo catturato Amogus e ora abbiamo appena finito più o meno finito il team planning per la Lega e ora andiamo a praticarlo. Bello Forbice X, bellissimo Forbice X. Eh sì, questa è la danza delle spade, questa è la danza delle spade. Li portiamo tutti al 48, eh? Perché poi sennò sfioriamo il cap. Sforiamo malamente il cap e non è il caso. Adesso vediamo anche l'MT e gli oggetti e poi entriamo finalmente. Rancore. No, assolutamente no. 47, 48, 46, 47, 48, 45, 46. Metal testata, sbung, sbung, sbung. 47, 48. E vabbè, adesso resta caserma. Dobbiamo mettere ombra artiglie, a Livanni. Madonna, si evolve tardissimo sto coso comunque, eh? Bella di sgranocchio, bella di sgranocchio. Si ung dello sgranocchio. Ok, 29 e poi al 40 se non vado errato, giusto? Resta caserma. Fossa. Vabbè no, dovrebbe imparare terremoto. No, metti che non lo impara. Famo che la impari, eh. No, ripicca non ci serve perché abbiamo un attacco che tendenzialmente è più forte di quello degli avversari. Non lo impara entro il 48 terremoto. Ah. Ma speriamo di sì. Lo impara al 50 forse. Potrei avere questo sentore che lo impari al 50. Ci dovrebbe essere la MT alla Lega però, eh. Ci dovrebbe essere la MT alla Lega. Ci ho pensato dopo che se non l'avessi fatto evolvere l'avrebbe imparato. Ci ho pensato dopo, ragazzi, avete ragione. Avete ragione. Se non l'avessi fatto evolvere l'avrebbe imparato da Krokorok. Ovviamente sì, cazzo. Ovviamente sì. 54 la impara. Ah, è post-Lega terremoto. Ottimo. Buono a sapersi. Fantastico così. Vabbè dai, tanto non ci serviva per la mossa terra. Se ci fosse servito per la mossa terra si buttava Excadrill. Mettiamola così, dai. Quando ci servirà il terra si manda Excadrill. Allora, ombra artigli, noi qua ci serve. Al posto di entomo blocco andiamo a mettere ombra artigli sul Benzoni. E diamo la spettro targa al Benzoni per la prima lotta. Qualcuno vuole un'acrobazia, che è una 110.
No, nessuno vuole un'acrobazia. Poison già buona. Sì, beh, non che sia utile adesso Poison Jab, però, eh. Non si sa mai. Non si sa mai. Non si sa mai. Non si sa mai. Minchia, che tensione, ragazzi. Minchia, che tensione. Allora. Ah, non ho le frago. Non ho bacca frago. Dove si ottengono le bacche in questo gioco? Perché io non ho bacca frago. Vi rendete conto? Non ho bacca frago. Ed è un problema. Ovviamente. Dai, Ranger. No, non ho neanche Calmind. Cozio. Quante cedro ho? Due. No, minchia, ce la dobbiamo tenere le cedro, ragazzi. Non scherziamo. Non scherziamo. Diamo la spettro targa a Ciolex. Cofagrigus è il primo. Cofagrigus. Cofagrigus. No, mi sa che non ho neanche le prugne. Allora, Antemia Pokémon. Parte con Cofagrigus e noi. Partiamo quindi con... Axio Twitch, leggi sopra. La bacca frago te la dà o un ranger nel deserto o un clown ad Austropoli. Andiamo ad Austropoli. Andiamo ad Austropoli. No, ragazzi, abbiamo detto che non possiamo partire con Crocodile. Perché ha fuoco fatuo e per... Cioè, ma... Porco Dio, abbiamo parlato mezz'ora del fatto che non possiamo partire con Crocodile perché ha mummia, fuoco fatuo e laccio erboso. E quindi sarebbe un suicidio partire con Crocodile. Con Livanni. Ma anche Livanni è pericoloso se ci fa... Perché lui detiene... Palla ombra, psichico, fuoco fatuo, laccio erboso. Se ci fa il fuoco fatuo anche Livanni è rischioso. Vabbè, partiamo con Livanni, va? Partiamo con Livanni, partiamo con Livanni. Mi sta bene, gli do la frago e partiamo con Livanni, perché gli do la frago. Però prima devo trovare sto clown ad Austropoli per la frago. No, fulmine e dragartigli per ora non mi servono. Grazie comunque. Il Benzoni parte con la bacca frago. Questa, ragazzi, è l'ultima scelta ufficiale del mister che presenta le formazioni. Benzoni parte, titolare, come primo Pokémon a scendere in campo alla Lega. La bacca è in via della moda nell'atelier di Austropoli. Oddio santo. Qual è l'atelier di Austropoli, zio Pera? No, direi che questa non è la via della moda. Sarà questa? No.
Ah, questo è Game Freak. Perfetto. Leggi i cartelli. Ok. Questo è il Conostropoli, questo è l'Atelier, credo. Dai. Eccolo il clown. Dimmi un tipo che ho. Tiè, pigliati Paolo Dybala. No! Dov'era l'altra? Non ho fatto un save state, non posso ricaricare. Non posso cambiare l'orologio avanti del PC perché con OBS aperto esplode il PC, non so se ci avete mai provato, non fatelo. No, ragazzi, esplode il computer, non si può fare. Deserto della quiete, batti un ranger, va bene, nessun problema. Non portate mai avanti l'orologio del PC mentre state streamando. Peggiore errore della mia vita, non fatelo mai. Sì, succhiamelo, tu avrai prepotenza, immagino, come tutti i Sendai che non ho potuto catturare. Ok, invece no. Ah, davvero? Ferro, Tonks! Mandiamo Crocodile per bullizzare tutti i Sandile piccoli che non hanno capito con chi hanno a che fare. Allora, abbiamo detto Pokémon Ranger. Allora, dove cazzo sei, amico? Questi sono avventurieri. Questo ci dà occhiali neri. Ah no, sabbia soffice, che comunque va bene. E io gli occhiali neri dovrei averceli, eh? Guardiamo che strumenti ho nei box, è vero? Ah, sicuramente ho qualche strumento stronzo nei box. Ricordiamoci, cioè ricordatemelo, so già che non me lo ricordo, se no. Sarà lei. Sarà lei. Mi dispiace, Paperella. Pure arroganza. L'ha battuto. Sì. Ok. Immaginate se fossi entrato adesso. Avrebbe fatto ridere, però, vero? Ok, abbiamo la frago. Siamo pronti. Non potevo ruttare all'infinito, però è stato bello. Vedete che mi ricordavo che ce l'avevamo gli occhiali neri? Paperella Gex.
Ragazzi, ci siamo. È il grande momento. È il grande momento. Spero siate tutti carichi. Prendi revitalizzanti, certo. È il momento della storia. Dopodiché, preparatevi. Perché è il momento dell'altra storia, quella che dobbiamo scrivere. Perdendo. Ragazzi, siamo alla Lega Pokémon. Se non siete ancora entrati, è il momento. Andiamo! No, voglio prima salvare perché se caso dovessimo perdere poi si fa il breakdown di come avremmo potuto vincere. Sono furbo, eh? Ci siamo! Partiamo da Antemia. La bet, signori. La bet nella chat per la sfida alla Lega Pokémon. Contro Antemia, perderemo Pokémon oppure la finiamo lossless. Ciabatte riposte sulla libreria che ci faranno da santino, da portafortuna. La bet nella chat, signori, è il momento topico. Vado a prendere la sigaretta intanto che non ce la faccio senza. Sono teso per davvero, ragazzi, eh? Altro che bianca, sono teso. Minchia, comunque è comodo riporre le tappine là sopra. Va bene, la bet è andata, si comincia. Nei suoi occhi bruciava una fiamma nera. Per amore della giustizia aveva rinunciato a tutto tranne il rispetto per se stesso. È un passo del romanzo che ho scritto. Lo sfidante di poco fa me l'ha fatto ritornare in mente, chissà perché mi ha colto la tristezza. Scusami, sei qui per sfidarmi, vero? Sono Antemia, regina dei Pokémon di tipo spettro e della ASMR di Halloween. Preparati alla lotta. Sesso nudo. Andiamo! Let's go! Alziamo la musica. Si parte di... Abbiamo la frago. Danziamo. Si danza? Si danza? Si danza? Si danza o si va di ombra? Occhio perché c'è Chandelur dopo. Forse non conviene danzare. Andiamo di ombra. No, no, fermi. Dopo c'è Chandelur. Lo outspeediamo? Lo outspeediamo, Chandelur? Oddio.
Quanto ha di base speed Chandelure? Scusate, ma sono cose che non si può camparci col dubbio. È piuttosto lento. È piuttosto lento, Chandelure. 80 è base speed. Livanni invece è... ...92. Oh, fanculo, ragazzi. Un insetto contro un lampadario, chi va più veloce? Sì! Sì, di Burn curato, primo turno, senza danni. Siamo a più due, siamo a più due, siamo a più due. Siung! Riccardo Benzoni, a più due contro Chandelure, il momento della verità. Che Amarcord l'uccello a più tre. Porco dio bastardo spettrale. Porco dio maledetto spettro. Porco dio. Niente parolacce. Va bene, Teos. Possibile che sia il suo momento? Ragazzi, questa lotta era finita. Ragazzi, questa lotta era finita. Questa lotta era finita, invece no, corpo di fuoco. Questa lotta era finita. Questa lotta era finita. Avevamo vinto. Avevamo vinto 100 su 100. Avevamo vinto. E invece corpo di fuoco. Fermi però, non è detto che lo avremmo ucciso con Fendi. Avete ragione, ho fatto una stupidata. Mi son fatto prendere dalla strategia, mi sono dimenticato che avevamo Fendifoglio, ho fatto una stupidata. Però comunque avevamo Spettro Targa, eh. È vero che non è il 50% dello stab ed è solo un 20% in più. Però non sono convinto che l'avremmo tirato giù anche con Fendi. Beh, però abbiamo 15 base power in più. Forse l'avrebbe retta anche Fendifoglio. Forse avrebbe retto anche Fendifoglio. In ogni caso è stata una stupidata. Io non ce la faccio più però. Aveva la bacca. Esatto, Ombra Artiglia 75, Fendifoglio 90, quindi avevamo 15 base power in più, più lo stab, sarebbe venuto giù. Sarebbe venuto giù. Confermo che sarebbe venuto giù. Non ci posso credere. Non so se mi conviene fare maledizione, lui ha breccia. Non so se mi conviene fare maledizione, perché lui ha breccia. Si farà breccia, però mandare Dybala non so quanto mi convenga. È vero che... No, beh, dai, io lo reggo meglio perché sono fisico.
Io qua abbiamo tantissima difesa fisica. Gli togliamo ferro pugno. Lo burniamo, entra il Will-O-Wisp. Dai che è entrato il Wow. E adesso lui non ha più... ha l'attacco diminuito dalla scottatura e non ha più il ferro pugno. Potrei addirittura inibirglielo, ma faccio sciagura. Sì! Sì! Di Balamask nella chat, anche se non ho ancora la emote, dovrei farla. E siamo andati. Nonostante la stupidata fatta con la fendifoglia, per fortuna poi lo switch di Paolo Dybala è stato la chiave di volta della partita. Ok. Per ora diamo il miracolo seme al Benzoni. Adesso Mirton, beh, il secondo è Mirton, la seconda porta, se non sbaglio. Però poi la terza è Kathleen e la quarta è Marzio. Scrafty è la lead. E insomma. No, il suo Scrafty ha arroganza, però c'è Crocodile che ha Intimidate. E Crocodile ha Intimidate, sì. E Lippard e Bisharp posseggono aereo assalto. Chi mandiamo contro Scrafty? Chi mandiamo contro Scrafty? È Turbo Sabbia, Sgranocchio, Velenpuntura, Breccia. Turbo Sabbia, Sgranocchio, Velenpuntura, Breccia. Turbo Sabbia, Sgranocchio, Velenpuntura, Breccia. Beh, qua in realtà non è Garganopoli. Non è Garganopoli per niente, perché poi ci sono... con Keldur dovremmo tenercelo fresco per Bisharp. Perché Bisharp lo sdrumiamo e altrimenti è pericoloso, con aeroassalto notte sferza ci fa il panico. E forbice X anche. Potremmo insegnare Breccia al Benzoni. Però lui ha Velenpuntura, eh? Ragazzi, Velenpuntura ci fa male. Velenpuntura ci fa molto male. Non credo sia Benzopoli. Dybala ho comunque paura. E siamo anche natura meno difesa, esatto. E Cholex ovviamente no. No, Scrafty è lento, Scrafty è lento. È che con Gargano ho molta paura che poi me lo indebolisca troppo per Bisharp e Bisharp me lo tira giù. Dovrei dare la cedro a Gargano, mi sembra l'unica soluzione possibile. Bisharp c'ha aeroassalto. Non mi tira giù in un colpo, ma se Scrafty mi indebolisce abbastanza, poi mi sdruma. Facciamo così. Beh, se no Scrafty ci dà troppi problemi.
Signori, è l'ora della bet. Questa è l'ultima sfida di oggi, perché poi devo attaccare al lavoro presto e continueremo martedì con il finale della Lega Pokémon. Martedì, due ore incredibili con il finale. Lavoro in un pub qua. Sto lavorando in un pub per potermi pagare l'affitto, perché non ce la faccio solo con i soldi di Twitch, eccetera. Da quando sono venuto a vivere da solo, comunque, mantenersi costa. Non guadagnavo ancora abbastanza. C'è la bet, signori. C'è la bet. Davvero altri 100k ha messo Pippo? Non ci posso credere. Io non ci posso credere. Ma chi è Pippo che mette 100k, raga? Pippo, perché metti sempre 100k? Non pensi sia un po' rischioso? A 110k? Beh, certo, gli interessi ha fatto. speriamo che ci porti bene anche qua, Pippo. Va bene, la bet è finita. Secondo Super 4. Sì, sono bellissime le ambientazioni della Lega di Pokémon Nero, sono bellissime. Qua siamo 2-8, credo, su Scrafty, perché ha una grossa difesa e anche facendo gran fisico non penso diventeremo 1-8. Quindi siccome lui ci tirerà breccia a sua volta, io tirerei breccia. Adesso setup, però. Non pensavo fossimo così. Va bene. No. Perché switch? Adesso gran fisico e breccia lo tira giù. E Martel Pugno lo avrebbe shottato, sì, sicuro. Però Martel Pugno è già 90 di accuracy. Figurati quando lo prendiamo dopo due turbo sabbia. Arriva la sua di breccia. Sei! Gargazio! Devo dirti un segreto, Lippard. Fermi tutti. Siamo a meno 2 di accuracy, ma siamo anche a più 1 in difesa. Arriverà aeroassalto. Arriverà aeroassalto. Ne ha già fatte entrare due di fila. Sei! Gargano, facciamo sesso, ti prego. Gargano, facciamo sesso.
qua arriva terremoto. Paolo. Paolo. Riccardo. Richard. Richard. Un colpo, mi raccomando, Richard. Richard, mi raccomando, un solo colpo, Richard. Richard. Uno, Richard. Uno, Richard. Uno, Richard. Ti devi spaventare! Questo è per Walter Gargano. Questo è per Walter Gargano. Guardatelo bene. Guardate bene in faccia che faccia ha la goduria. Guardate bene qual è la faccia della goduria. Due leghe Pokémon, due scopate incredibili. Guarda come fa con le mani Gargano. Guarda come fa Gargano con le mani. Pom 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 pom.